In questa, diciamo, giornata approfondiremo tre criticità che sono emerse, diciamo, e che sono ricorrenti all'interno dei rapporti di audit. Chiaramente le criticità singole legate a problemi puntuali che non hanno, che, diciamo, che ho ritenuto che non avessero interesse per gli altri dipartimenti, diciamo, non le ho proposte. In questa giornata, diciamo, esamineremo le criticità legate alla limitazione del subappalto. Non so se questa è una tematica che già avete avuto modo di affrontare nelle vostre, diciamo, nei vostri dipartimenti. Il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Questo vale nel caso dei regimi di aiuto a titolarità. E, diciamo, la questione legata alla pubblicità e all'annullo delle fatture. Le ho sottoposte perché, diciamo, le ho trovate in più di un rapporto di audit, quindi ho immaginato che fosse un aspetto, diciamo, da dover sottoporre all'attenzione della comunità. E come sempre, diciamo, l'obiettivo, diciamo, che ci poniamo noi in questo tipo di attività è quello di condividere quanto più informazioni possibili tra tutti, diciamo, i partecipanti alla comunità in modo da migliorare la qualità dei controlli di primo livello. E chiaramente, diciamo, questo, diciamo, è l'elemento più importante per poter successivamente presentare delle domande di rimborso e quindi ottenere dei rimborsi da parte della Commissione europea che siano esenti da errori e da successive, diciamo, correzioni. In particolare, diciamo, per poter fare, diciamo, sviluppare, diciamo, e approfondire le tre argomentazioni di prima, siamo costretti stamattina a ripassare, riguardare, diciamo, in maniera più o meno approfondita, una serie di norme e di articoli, in particolar modo, diciamo, quella che diciamo, la maggior parte, diciamo, di questa normativa è riferita alla questione della limitazione del subappalto. Questo argomento è ormai sui tavoli dell'autorità di gestione e dei dipartimenti ormai da diverso tempo. Non sempre però, diciamo, è stata affrontata e si sono riscontrate, a mio modo di vedere, diciamo, i dovuti cambiamenti che sono intervenuti proprio in questa materia negli ultimissimi mesi. Allora, diciamo, per comprendere, diciamo, un attimino cosa è successo, diciamo, all'interno della tematica del subappalto, dobbiamo passare alla veloce lettura di alcuni punti, diciamo, degli articoli, diciamo, del codice degli appalti che disciplina appunto il subappalto. Il subappalto, diciamo, nel nostro ordinamento, diciamo, è un istituto che esiste da sempre. Quindi, diciamo, non è per gli addetti ai lavori una novità. La novità sta nelle modalità di utilizzo del subappalto, diciamo, nello Stato d'Italia. Nel vecchio, diciamo, questa, diciamo, è la disciplina del subappalto, è rimasta di fatto invariata sostanzialmente negli ultimi, diciamo, dal 2006 fino al 2019. Di fatto è, diciamo, con dei miglioramenti, degli aggiornamenti dovuti all'evoluzione normativa, ma di fatto, diciamo, la struttura del subappalto è rimasta invariata per un periodo, diciamo, di quasi 13 anni. Improvvisamente, nell'ultimo anno, ma soprattutto negli ultimissimi mesi, da novembre in avanti, il subappalto ha subito una evoluzione normativa talmente, diciamo, talmente importante che è spiegabile soltanto perché alle spalle di questa variazione normativa ci sta un problema di ammissibilità delle spese fatte utilizzando il subappalto, cioè a livello comunitario. Per capire cosa sia successo, dobbiamo appunto passare rapidamente alla lettura di quello che è il testo, diciamo, del subappalto, cioè nei due codici degli appalti pubblici che si sono succeduti, quindi quello relativo al 163 del 2006 e successivamente quello relativo al decreto legislativo 50 del 2016. Allora, nel vecchio codice degli appalti, ormai, diciamo, non più vigente, all'articolo 118 veniva definito che
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono seguiti, sono tenuti a eseguire in proprio le opere, i lavori e i servizi di fornitura. Quindi diciamo, il codice chiariva in maniera diciamo, incontrovertibile che il proprietario dei contratti pubblici, c'è forse diciamo, qualche microfono aperto, deve, è obbligato a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo, diciamo, eventi particolari che sono quelli che erano previsti nell'allora articolo 116 e che erano legate alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto. Cioè, sostanzialmente, se noi avevamo individuato un affidatario di un contratto e, diciamo, questo affidatario per una motivazione, diciamo, X, diciamo, falliva, chiudeva, vendeva, allora a questo punto, diciamo, si intervenivano sul contratto delle vicende traslative, quindi solo in questo caso il contratto poteva in alcuni casi essere ceduto. La stazione appaltante, se qui continuiamo l'articolo, è tenuta ad indicare nel progetto, nel bando di gara, le singole prestazioni e per i lavori, le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anche se con il relativo importo. Quindi, diciamo, la stazione appaltante doveva, ma questo diciamo, è prassi diciamo, consolidata, diciamo, ed è quello che noi vediamo nel controllare le carte degli appalti, ci accorgiamo sempre che appunto diciamo, come obbligo normativo la stazione appaltante deve nel momento in cui presenta il metabando diciamo, un determinato progetto nel quadro economico individua quelle che sono le categorie diciamo, dei lavori previsti nell'appalto. Tutte le prestazioni, nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono che per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. In generale, quindi tutte diciamo, diciamo, le prestazioni possono essere subappaltabili, tranne diciamo, questioni diciamo, singole per le quali vige un divieto di subappalto. Continuando la lettura, dice per i lavori. Quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabili, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. Per il servizio e fornitura, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Quindi, mentre per gli appalti il 30% era da riferire alle categorie prevalenti, cioè, nel caso dei servizi e forniture, tale quota è riferita al complesso diciamo, del contratto. Quindi, ormai diciamo, da parte diciamo, di chi lavora con la normativa degli appalti pubblici o che fa i controlli su questa tipologia di operazioni, noi sapevamo diciamo, che questo 30% era questo limite invalicabile al di là del quale noi non potevamo andare. Il decreto, diciamo, il successivo codice degli appalti, che è il decreto legislativo 50 del 2016, riprendeva di fatto diciamo, queste diciamo, le principali indicazioni contenute nel vecchio diciamo, codice degli appalti, chiaramente con tutta una serie di aggiornamenti e evoluzioni diciamo, dovute diciamo, all'evolversi della normativa. La cosa bizzarra, diciamo, che volevo sottoporre l'attenzione è che l'articolo 105 del subappalto ha subito, diciamo, in questi anni ben 10 modifiche, a testimonianza del fatto, diciamo, che non è proprio, diciamo, che il contenuto dell'articolo non è stato considerato per molti aspetti adeguato o rispondente, diciamo, a quelli che erano, diciamo, i dettati, diciamo, della società civile o diciamo, della Commissione europea. Quindi io diciamo, nella presentazione vi ripropongo la versione originale dell'articolo 105, chiaramente non tutta, ma soltanto i due o tre commi che noi servono per sviluppare il ragionamento. E poi vi ripropongo lo stesso articolo 105 modificato nell'ultima versione oggi vigente. I soggetti, diciamo, al comma 1, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere e i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, nulla cambia rispetto al passato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, come prima, e ammesso subappalto secondo le disposizioni del presente codice.
E di fatto c'è un articolo 105 nella sua versione nuova del codice degli appalti, sono ricalca integralmente quello che era previsto nel 163, nel codice degli appalti, insomma, del DLGS 163. Nel secondo comma definisce cos'è il subappalto. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto. E questo, diciamo, nulla di nuovo, perché l'istituto del subappalto è, non, diciamo, è questa la definizione, quindi, diciamo, nulla di nuovo anche su questa prima parte. Il subappalto, diciamo, continua, il comma dice: costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera. Quindi, diciamo, rimarca il fatto, diciamo, che nel momento in cui abbiamo un'attività dove vi è l'impiego di manodopera, questo, diciamo, debba essere, diciamo, valutato come subappalto. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture. Anche in questo caso, il nuovo codice degli appalti ricalca, diciamo, che il limite oltre il quale non si può andare è sempre questo famoso 30%. Quindi, poi, diciamo, l'articolo prosegue, diciamo, chiarendo cosa è in quali altri casi si viene definito il subappalto. Per esempio, quando ci sono lavori che hanno l'utilizzo di manodopera, eccetera, eccetera. Quindi quello lì poi, diciamo, a noi non interessa in questa battuta, interessa tutto, diciamo, la parte, diciamo, relativamente alla parte percentuale del subappalto. Quindi, diciamo, nel nuovo codice degli appalti, di fatto, da questo punto di vista, diciamo, l'individuazione del subappalto fa riferimento ad un limite percentuale, che è questo famoso 30%. L'altro, diciamo, aspetto, diciamo, che dobbiamo considerare, diciamo, all'interno dell'articolo 105 del codice degli appalti, è il comma 4, dove dice che i soggetti affidatari dei contratti, quindi, diciamo, i soggetti, diciamo, che hanno vinto sostanzialmente la gara d'appalto, possono affidare in subappalto le opere, i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Purché? Cioè, quindi, diciamo, a queste, diciamo, condizioni. Tale facoltà sia espressamente prevista nel bando di gara, anche limitatamente alle singole prestazioni. Punto B. All'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di lavori, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Terzo aspetto, il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di quell'articolo 80. Quindi, diciamo, il subappalto, diciamo, nella versione, diciamo, originale del decreto 50, è possibile a tre condizioni: che la stazione appaltante l'abbia previsto espressamente nel bando, e in alcuni casi ne abbiamo trovato che il subappalto non l'ha messo, oppure all'atto dell'offerta il proponente abbia indicato che intenderà avvalersi del subappalto. Quindi, se tu non lo hai indicato, successivamente non ti puoi avvalere del subappalto. La terza condizione è che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di quell'articolo 80, che sono quelle verifiche che fa la pubblica amministrazione nel momento in cui decide, diciamo, va a concludere il contratto con la ditta, diciamo, che è aggiudicataria. Poi, diciamo, dal punto di vista mio, guardando, diciamo, quelli che sono stati i controlli effettuati, diciamo, in tanti dipartimenti, devo dire che molte volte tutta questa materia, tutta questa documentazione relativa al subappalto, difficilmente l'OMC ce l'hanno sotto mano. Perché normalmente, diciamo, arriva, diciamo, in maniera molto, diciamo, molto, diciamo, frammentata, e comunque non sempre, almeno, diciamo, per quelle sono le mie esperienze, soprattutto il punto C, il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di quell'articolo 80, di fatto si riesce, diciamo, a verificare questa precondizione. L'altro, diciamo, comma che dobbiamo esaminare, diciamo, in questo lunghissimo articolo 105, è il 14° comma, che adesso è il penultimo, che dice, diciamo, un aspetto importante sul quale, diciamo, anche io ogni volta, diciamo, all'inizio, quando ho letto per la prima volta, diciamo, un po' mi ha aperto, diciamo, come dire, mi ha illuminato il motivo per cui, diciamo, molte ditte, diciamo, appunto, richiedono il subappalto.
L'articolo 14 ci dà, almeno mi ha dato, diciamo, mi ha fatto comprendere, non essendo io un appaltatore, diciamo, non ho compreso, diciamo, perché, diciamo, le imprese sono molto interessate al subappalto. L'affidatario deve praticare, dice il comma, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. Quindi, sostanzialmente, io al subappaltatore, quando gli chiedo di fare una lavorazione, gli devo riconoscere lo stesso prezzo che io pratico. Nel quantificare le lavorazioni fatte nel contratto principale, però con un ribasso non superiore al 20%, quindi nel subappalto, cioè la ditta, il contraente principale ha interesse a subappaltare, perché con il subappalto fa le stesse lavorazioni spendendo il 20% in meno, ma che rendiconta il 20% in più. Quindi, cioè, avevo una lavorazione che valeva 100. Gli applico lo sconto del 20%, lo faccio dal subappaltatore. Io la mia prestazione me la rendo il conto per 100. Quindi l'affidatario ha interesse a ricercare subappalti laddove lo può fare. L'altro elemento, diciamo, che dobbiamo, diciamo, sottolineare ed evidenziare, cioè, che è appunto previsto dalla norma, dice: attenzione, però, l'affidatario corrisponde ai costi della sicurezza e della manodopera relativi alla prestazione affidata in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Quindi questo, diciamo, meccanismo del ribasso al massimo del 20% vale per tutte le altre cose, ad eccezione di manodopera e così della sicurezza. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Questa, diciamo, la vorrei vedere quante volte, diciamo, è stata effettivamente verificata questo aspetto. L'altro aspetto, diciamo, che dobbiamo sottolineare è che l'affidatario è totalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Quindi, diciamo, è chiaro che l'affidatario, quindi il contraente principale, rimane responsabile per tutte le attività, anche quelle che sono state subappaltate nei confronti della stazione appaltante. Quindi lui le risponde in toto in prima battuta, poi si rimarrà eventualmente con il subappaltatore in altra sede e con altre modalità. La questione del subappalto, diciamo, normata dall'articolo 105, diciamo. Nei punti principali, comma 1, comma 2, comma 4, i paralleli 14, sono quelli, diciamo, che ci interessano principalmente per poi, diciamo, procedere con il ragionamento. Dicevo che il subappalto, diciamo, l'articolo 105, per diversi anni di fatto è rimasto dormiente. Improvvisamente, dal 2019 in avanti, subisce una serie di modifiche importanti. La prima è quella, diciamo, legata al DL 32 del 2019, il cosiddetto sblocca cantieri, che da una parte, diciamo, sospende la terna dei subappaltatori, eccetera, eccetera, ma soprattutto sancisce che fino al 30 giugno 2021 l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40%. Quindi a un certo punto, diciamo, si sposta, diciamo, verso l'alto il limite del subappalto. A seguire, diciamo, il primo decreto-legge. Con il decreto legge 31 maggio 2021, numero 77, che è il decreto semplificazioni, di nuovo, diciamo, il legislatore ritorna sull'articolo 105 e procede ad un'ulteriore, diciamo, modifica del limite del subappalto, spostandolo progressivamente verso l'alto. In particolar modo dice: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2021, quindi siamo, diciamo, quasi ai nostri giorni, in deroga all'articolo 105, quindi a quanto previsto, diciamo, dal codice degli appalti, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di servizio e fornitura. Quindi, nel giro diciamo, di poco tempo, diciamo, si assiste ad un progressivo crescere dell'importo subappaltabile rispetto al contratto, diciamo, principale. Diciamo, una precisazione: diceva che il decreto legge, diciamo, per tutti quelli che sono i bandi pubblicati dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, non è pre necessario prevedere una modifica nel bando, diciamo, in quanto, diciamo, in automatico questo è un tetto ex lege, quindi, diciamo, si intende, diciamo, autonomamente applicabile questo limite del subappalto al 50%.
Arriviamo ai nostri giorni. Cioè, il testo vigente di questo, diciamo, articolo 105 è dal 1 novembre 2021. E qui assistiamo, diciamo, ad un vero e proprio, diciamo, una vera e propria innovazione normativa che, diciamo, scompagina e, diciamo, lascia un po' di, come dire, incertezze nel momento applicativo su quello, diciamo, che è subappalto. Perché, diciamo, le rassicurazioni, l'esperienza del passato oggi non può essere più utilizzata perché, diciamo, cambiano proprio le regole. I soggetti affidatari dei contratti di cui è presente codice seguono in proprio le opere o i lavori, i servizi o le forniture proprio del contratto. Ecco, su questo, diciamo, di fatto non esiste nessun tipo di modifica. Cioè, quindi, il contratto deve essere eseguito dal soggetto affidatario. Il contratto, a pena di nullità, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36,1, lettera D, che tra parentesi, diciamo, che riguarda un nuovo contraente sostituisce quello a cui la sezione appaltante aveva inizialmente giudicato l'appalto. Quindi, a meno del caso in cui il contraente principale per le motivazioni soggettive cambia, il contratto non può essere ceduto. Quindi io, il contraente principale, non lo posso, diciamo, cambiare. E non può essere affidata a terzi di integrare l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Quindi non può essere ceduto e le lavorazioni non possono essere, no, notate la formulazione, non può essere affidata all'integrale esecuzione. Quindi significa che io non posso chiedere il 100%, ma non mi pone più un limite. Nonché, continua anzi il comma, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità in manodopera. Tradotto, diciamo, in maniera più semplice, diciamo, non posso affidare il 100% di integrale esecuzione del contratto a un subappaltatore e non posso affidare la prevalente esecuzione di alcune lavorazioni per, diciamo, le categorie prevalenti dei lavori e per i contratti ad alta intensità di lavoro d'opera. Quindi assistiamo a un deciso cambiamento. Noi siamo passati prima al 30, poi siamo arrivati al 40, poi siamo arrivati al 50. A questo punto invece, dal primo novembre, assistiamo al momento di svolta. Quindi avevo sintetizzato quelli che erano i punti di attenzione. Quindi il contratto, diciamo, non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi in integrale esecuzione delle prestazioni delle lavorazioni, non può essere ceduta la prevalente esecuzione delle lavorazioni e non può essere ceduta la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Quindi laddove la manodopera è prevalente, diciamo, non posso affidare a terzi un conto il subappalto, cioè però il 50%. Quindi l'articolo mette due limiti: da una parte che non posso in generale affidare il subappalto il 100%, dall'altra parte un limite specifico del 50% per alcune tipologie di lavorazioni o per i contratti ad alta intensità in manodopera, che, come è evidente, è un grandissimo cambio di rotta. L'articolo, il comma 2, diciamo, che ai tempi, diciamo, diciamo, nella precedente formulazione era abbastanza succinto, a questo punto esplode, diciamo, come testo. È importante, diciamo, porre l'attenzione sulla parte in grassetto e poi su quella in rosso. La definizione del subappalto chiaramente, diciamo, non cambia perché l'istituto contrattuale rimane sempre quello. Quindi il contratto è quando si affida a terzi l'esecuzione di una prestazione legata al contratto d'appalto. Dice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente, ma questo qui, diciamo, lo salterei. E passerei alla parte in grassetto. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi dell'articolo 30, che sono quelle. Sono i principi di aggiudicazione per l'esecuzione dei contratti, diciamo, quindi la parità di trattamento, diciamo, che non vi devono essere, diciamo, favoritismi, diciamo, o favorire la massima partecipazione delle imprese e quant'altro. Quindi, diciamo, nel rispetto, diciamo, di quelli che sono i principi del contratto degli appalti, è previa adeguata motivazione nel termine a contrarre. Quindi, nell'ambito dei controlli dobbiamo trovare noi, quando faremo i controlli, una adeguata diciamo, motivazione nel termine a contrarre, diciamo, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti. Quindi a questo punto entrano in gioco anche altri soggetti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Quindi mi deve dire a questo punto il bando quali sono le specifiche attività che non sono oggetto di subappalto. Questa motivazione deriva dall'esigenza di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tutta questa cosa qui si può derogare a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori. Quindi, dove sta, diciamo, la novità di questo comma 2? Innanzitutto che viene meno il limite del 30%, diciamo, del subappalto. In seconda battuta, le stazioni appaltanti devono mettere per iscritto quali sono le motivazioni per le quali loro non intendono, diciamo, applicare il subappalto nel proprio contratto. E come lo devono fare? Attraverso delle motivazioni specifiche, eventualmente avvalendosi del parere della prefettura. Perché si inseriscono le prefetture? Perché sono i soggetti competenti nel verificare, diciamo, se alcune tipologie di lavori, piuttosto che alcuni soggetti, sono sottoposti a infiltrazione mafiosa oppure, diciamo, sono a rischio. Quindi la stazione appaltante, di concerto con le prefetture o in raccordo con le prefetture, stabiliscono quali sono le lavorazioni per le quali non si può fare il subappalto. Questa però, tutta questa storia qua viene limitata dal fatto se i subappaltatori sono iscritti nella white list o sono, diciamo, nell'elenco delle imprese esecutrici istituite presso, diciamo, le banche dati antimafia. Quindi noi ci troviamo che da una parte si inverte, diciamo, l'espressione del codice degli appalti. Noi abbiamo che l'appalto, il subappalto è sempre possibile, a meno di specifiche motivazioni che devono essere messe per iscritto e devono essere conosciuti da tutti i concorrenti. Poi la parte successiva, cioè l'affidatario comunica alla stazione appaltante prima dell'inizio, cioè poi la parte successiva di fatto non costituisce una novazione della norma, perché comunque sono attività che anche prima bisognava fare con la stessa, diciamo, modalità. L'altra cosa, diciamo, che vi volevo far notare, facendo il parallelismo con il vecchio articolo 105, era il comma 14, penultimo. In questo caso, diciamo, il comma, diciamo, viene, anche qui, diciamo, subisce una novazione normativa molto importante. Dice: il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti al contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Che significa? Diciamo, in maniera più semplice, che il subappaltatore deve applicare le stesse, diciamo, garanzie ai lavoratori che avrebbero ottenuto se i lavoratori avessero lavorato per contraente principale. Però, se vi ricordate il vecchio comma 14, dove viene scritto, diciamo, che il subappaltatore, diciamo, poteva eseguire le prestazioni con un markup del 20% in meno rispetto al contratto principale, questo markup qua non c'è più, non se ne parla più. Quindi, diciamo, la definizione, a parte, diciamo, i costi della manodopera, che gli operai che devono essere pagati con le stesse modalità, con lo stesso trattamento economico, ma la definizione delle altre partite è lasciata alla libera contrattazione delle parti. Quindi si apre, diciamo, una maglia che non per forza, diciamo, è una cosa negativa, perché, diciamo, si mette, diciamo, in concorrenza, diciamo, in contraddittorio, diciamo, due imprese. Sicuramente, diciamo, è una struttura di minor tutela da un certo punto di vista per le piccole imprese. L'altro elemento invece che è rimasto invariato è l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate al subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Quindi questa parte qua, dei costi della sicurezza della manodopera, rimane invariato. Quindi, diciamo, ci accorgiamo che
diciamo, ha un immobilismo, diciamo, di pezzo subappalto durato, diciamo, un decennio, improvvisamente si ribalta, l'ottica, dove appunto a questo punto il subappalto addirittura diventa possibile anche per prestazioni molto, molto importanti. Da cosa dipende tutto questo, tutta questa innovazione normativa? Dipende da una procedura di infrazione che l'Italia in questo momento sta cercando di gestire. Sta cercando di gestire. Perché c'è questa procedura di infrazione nei confronti dell'Italia? Lo possiamo capire soltanto leggendo l'equivalente articolo della direttiva appalti. Cos'è la direttiva appalti? La direttiva appalti è quella che il Parlamento europeo e il Consiglio, emana per tutti gli Stati membri. Dicono queste, con la direttiva appalti si individuano quelli che sono i principi cardini dei codici degli appalti, che dovranno essere poi declinati da ciascuno Stato membro. Quindi, tutto quello che è consentito all'interno della direttiva appalti è possibile effettuare, è consentito nella nostra normativa. Tutti gli spazi, di apertura che vengono previsti nella normativa appalti possono essere riempiti con la normativa nazionale. Chiaramente, no, vi deve essere una paragonabilità delle norme a livello comunitario. Quindi, per comprendere perché noi siamo in infrazione, dobbiamo leggerci questa slide, in maniera molto, rapida. Secondo l'impostazione, visto, che è la Commissione che scrive, a tutti gli stati, anche l'impostazione, degli articoli è un po' ribaltata. Quindi, al primo comma dice: l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 18 da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate dalle autorità nazionali competenti che agiscono nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze. Comma 2. Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata dallo Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Gli Stati membri possono prevedere su richiesta di subappaltatura, se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione, eccetera, eccetera. Di fatto, nell'articolo 71, noi non troviamo alcun tipo di limite al subappalto. Quindi il limite che ha imposto l'Italia, che era una norma storica per l'Italia, che serviva per avere il contrasto con le infiltrazioni criminali, piuttosto che proteggere le microimprese, che da noi sono particolarmente deboli, di fatto nell'ambito comunitario non è una garanzia prevista, anzi, dal punto di vista comunitario, il subappalto prevede, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese che in questa maniera possono addirittura crescere ed essere più competitive. Vi farei notare soltanto, che il comma 2 di questo articolo, nel momento in cui dice nei documenti lo Stato membro chiede all'offerente di indicare nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, di fatto è una di quelle condizioni che ritroviamo anche nel nostro codice degli appalti. Da questo excursus che abbiamo fatto, delle norme sul subappalto, ci rendiamo conto, che le previgenti formulazioni del subappalto legata al 163 e al 50 nella versione fino a novembre 31 ottobre 2021 di fatto andavano in contrasto, con quanto era previsto, nella normativa appalti. Questa è una vecchia storia, che l'Italia ha cercato di arginare. Perché, ha cercato di arginare? Perché secondo, la Commissione europea, attraverso una decisione che era la decisione 3452, prevede che nel caso in cui vi sia una limitazione ingiustificata del subappalto, bisogna applicare una rettifica finanziaria del contratto del 5%. A questo punto,
l'ADA, che è, diciamo, è la mano lunga della Commissione europea nella nostra regione, rileva nelle spese certificate negli ultimi periodi che diciamo, molti dei contratti sono in deroga alla normativa degli appalti e che quindi diciamo, si vede costretta a segnalare nei propri rapporti che c'è questa irregolarità sul sistema degli appalti, diciamo, delle spese legate agli appalti, diciamo, nella nostra regione. La stessa problematica ce l'hanno anche le altre regioni. Perché l'Italia si oppone e cerca, diciamo, con tutti i modi possibili all'applicazione di questa rettifica finanziaria del 5% su tutti gli appalti? Perché, come potete immaginare, in Regione Sicilia il 5%, diciamo, questa normativa, infatti, secondo l'interpretazione corrente, ma che non è ancora stata, diciamo, come dire, asseverata da nessuno degli organi competenti, in primo luogo dall'Agenzia della Coesione e poi dall'IGRUPE, dovrebbe impattare soltanto sugli appalti sopra soglia. Perché la normativa degli appalti si applica agli appalti sopra soglia. Quindi, punto primo. Quindi, noi abbiamo questo rilievo impatta, secondo l'interpretazione corrente, ma non è definitiva, soltanto sugli appalti sopra soglia. Poi vi dico perché non è del tutto scontata. Impatta sicuramente dal 2016 in avanti, ma poiché anche la precedente normativa comunitaria sugli appalti non prevedeva alcun tipo di limitazione e già vi erano state interlocuzioni tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea per il vigente 163 codice, per il vigente codice degli appalti, potrebbe impattare anche sui precedenti periodi di programmazione. Ma siamo buoni considerando, diciamo, che il periodo 713 lo chiudiamo, diciamo, con la vecchia normativa appalti, diciamo. D'altra parte, diciamo, loro già ci hanno applicato tantissime rettifiche finanziarie. Sicuramente, da quando viene emanata la nuova direttiva, quindi 2016, abbiamo un periodo che dal 2016 al 2018, diciamo, quando avviene la prima sentenza della Corte di Giustizia europea, abbiamo un periodo di limbo nel quale bisogna capire se bisogna applicare o no le rettifiche. Sicuramente dalla decisione della Corte di Giustizia europea, che avviene nel 2019, nel maggio 2019 in avanti, abbiamo un periodo in cui tutti gli appalti sopra soglia, che producono spesa certificata a livello della Commissione europea, dovrebbero essere rettificati al 5%. Immaginate, diciamo, le grandi infrastrutture, immaginate la BUL, la banda ultralarga, immaginate gli acquedotti, immaginate la depurazione, le strade, i porti, ma anche, diciamo, sistemi informativi. Quindi stiamo parlando, diciamo, che il 5%. E stiamo parlando non solo a livello di regione siciliana, che è quello che a noi in questo momento ci interessa, ma lo stesso ragionamento lo devono fare tutte le altre ADA a livello nazionale. Quindi, cioè, l'impatto di questa rettifica dovuta all'eliminazione del subappalto, cioè, ha un impatto devastante. Quindi, diciamo, è chiaro, diciamo, che non si può risolvere soltanto, diciamo, con un approccio soltanto normativo, ma bisogna avere poi la capacità di contrattare con la Commissione europea. Noi sicuramente, diciamo, l'avvocatura dello Stato ha espresso, diciamo, un parere mettendo un paletto, diciamo, che l'irregolarità della spesa deve essere considerata a far data dal 19-9-2019, che è il momento in cui, diciamo, si acclara, diciamo, questa, diciamo, posizione è, come dire, l'univoca lettura della normativa appalti, diciamo, che non prevede più la limitazione del subappalto. Quindi noi puntiamo come Stato membro, a stabilire una data al di là della quale possiamo discutere sulle rettifiche. Prima di questa data non dobbiamo parlare di rettifiche da imporre sui subappalti. Cosa succede? Questa storia, diciamo, ha avuto tutta una serie di note Ares, che sono, diciamo, appunto le note che la Commissione europea invia agli Stati membri. E, diciamo, ho sintetizzato, diciamo, una delle più importanti, e tra l'altro una di quelle che cita l'ADA quando fa riferimento
alla limitazione subappalto. E appunto, ciò, in estrema sintesi, dice che diciamo, l'articolo 71 e comunque la direttiva appalti ha lo scopo di garantire la trasparenza, la parità di adattamento, obbligando e consentendo all'appaltatore principale di fornire informazioni sul subappalto. Quindi dice che noi, nel momento in cui imponiamo delle limitazioni al subappalto, andiamo in deroga alla normativa e soprattutto diciamo, andiamo a intaccare quelli che sono i principi cardini del codice degli appalti. E quindi diciamo, impone di questa nota, diciamo, già chiedeva allo Stato membro di proporre una soluzione, un momento diciamo, di confronto tra Stato membro e Commissione europea, momento che è avvenuto nell'arco del 2019 e 2020, dove si sono succedute a livello regionale una serie di incontri anche con l'Agenzia della coesione per stabilire cosa bisognava fare per diciamo, rispondere a questa, diciamo, a questo rilievo da parte della Commissione europea. A seguito di tutta una serie di incontri che sono terminati, diciamo, credo nel mese di maggio del 2020, arriva all'Italia un'ulteriore nota Ares, che a questo punto per la Commissione chiude la questione. La Commissione dice: abbiamo discusso, c'è la sentenza della Corte di giustizia, avete, diciamo, proposto un parere dell'avvocatura. A questo punto, diciamo, io, Commissione, ti dico qual è la mia posizione. È, diciamo, posizione che a questo punto è consolidata. E la struttura, diciamo, di questa nota è una nota piuttosto lunga, si compone di tre punti, diciamo, importanti. L'esistenza della irregolarità, la rettifica finanziaria e la quantificazione dell'importo della rettifica. Cioè, quindi nella struttura della nota, diciamo, la Commissione stabilisce che si tratta di un'irregolarità, questa della limitazione subappalto. Che essendo un'irregolarità bisogna procedere con una rettifica finanziaria, perché si deve fare. Questa rettifica finanziaria, se la applica la Commissione, è al 5%. Però dice, Stato membro, fammi capire se c'è un altro criterio che tu individui per effettuare una correzione. Sostanzialmente, diciamo, apre la porta per dire, applichiamo la rettifica di importo più basso, perché chiaramente ha un impatto molto forte, diciamo, a livello diciamo, di bilancio dello Stato, anche perché in un certo senso la Commissione, diciamo, considera, cioè, che le motivazioni fornite dall'Italia, deve dire che per noi la limitazione del subappalto permette di limitare l'infiltrazione criminale piuttosto che l'infiltrazione mafiosa, diciamo, è un aspetto che si deve tenere in considerazione. Diciamo, ma non può essere l'aspetto, diciamo, che ci possiamo a vita portare dietro per dire noi non applicheremo mai il subappalto nella formulazione comunitaria. Cioè, può avere un periodo transitorio oltre il quale bisogna per forza, diciamo, procedere verso altra, diciamo, modalità. Quindi vi dicevo, questa nota Ares che chiude, diciamo, la questione del subappalto, diciamo, per la Commissione europea, si articola su questi tre concetti: l'essenza dell'irregolarità, la rettifica finanziaria e la quantificazione. Dice, essenza dell'irregolarità. Nel momento in cui, diciamo, sono avvenute una serie di... esiste una direttiva appalti che non lo prevede. Sono avvenute, diciamo, delle condanne della Corte di giustizia in merito appunto all'applicazione irregolare del subappalto per l'Italia. Tutto questo, diciamo, determina che, diciamo, l'esistenza del subappalto ormai è acclarata, perché ci sono anche delle sentenze della Corte di giustizia. Tant'è vero che dice, citando proprio quello che ho scritto nella nota, la Corte di giustizia ha ripetutamente criticato i limiti del subappalto imposti dagli Stati membri e ha chiarito che le restrizioni del subappalto per l'esecuzione di parti essenziali dell'appalto sono ammissibili unicamente quando l'amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori in occasione della valutazione delle offerte e dell'esezione del rinvio referente. Quindi sostanzialmente dice,
tu il subappalto non lo puoi limitare per legge, ex legge, ad un limite percentuale. Lo puoi motivare e limitare soltanto laddove tu, stazione appaltante, tu amministrazione aggiudicatrice, non ne puoi stabilire l'efficacia tecnica del subappaltatore. Se vi ricordate l'ultima formulazione che abbiamo visto del decreto dell'articolo 105, comma 14, no, il comma 2, diceva proprio questo, cioè, quindi la stazione appaltante deve indicare con il supporto delle prefetture quali sono le parti non subappaltabili. Non dice non puoi applicare subappalto, ma mi devi motivare quali sono le parti non sono subappaltabili e mi devi indicare le motivazioni. Guarda un po', mi sembra molto ce l'ho ripresa da questa comunicazione Ares. Continuando sempre, diciamo, il concetto che loro dicono dell'esistenza delle irregolarità, osserva pure che diciamo, la direttiva, così come è stata immaginata, la direttiva comunitaria sugli appalti, ha l'obiettivo di garantire il rispetto nella aggiudicazione degli appalti della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libertà delle prestazioni di servizi. E poi parità di trattamento a tutti gli stati membri, la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza. Quindi loro dicono, poiché i principi della direttiva sono di carattere generale, nel momento in cui tu limiti il subappalto, violi, diciamo, alcuni di questi principi, sono tutti, perché ad esempio non tutti i soggetti sono messi nelle condizioni di poter partecipare. E poi loro ribaltano, cioè, la prospettiva nostra, dicendo che invece il subappalto, in determinate condizioni, favorisce l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, che diversamente non potrebbero partecipare. Perché, diciamo, se limitiamo, diciamo, il subappalto a un limite percentuale, saranno molto minori le imprese che avranno la possibilità di partecipare o di diventare subappaltatrici. D'altra parte, diciamo, come vi avevo già anticipato, lo Stato dice che la limitazione, lo Stato d'Italia dice, la limitazione al subappalto invece era dovuta appunto a uno dei meccanismi ritenuti strumentali allo svolgimento di azioni criminose. Molte volte il subappaltatore è, diciamo, l'impresa impresentabile che fa vincere, diciamo, il contraente principale, e poi l'impresa impresentabile di fatto diciamo, diventa subappaltatrice e fa le lavorazioni, magari non rispettando, diciamo, le norme, diciamo, i contratti di lavoro e quant'altro. La Corte di giustizia, cioè, sì, invece risponde in maniera, diciamo, altrettanto, cioè sì, ok, questa è una motivazione che noi possiamo accettare, ma certamente viene giudicata sproporzionata perché questa motivazione dura ormai da quasi 15 anni. E poi chiarisce da un punto di vista, sempre la nota, chiarisce da un punto di vista proprio logico, normativo, quali sono i principi, diciamo, per i quali siamo di fronte ad una irregolarità. Quindi, diciamo, se siamo di fronte ad una, cioè, loro vanno per step, diciamo, poi, diciamo, deduttivi. Se, diciamo, c'è un'irregolarità, se c'è un'irregolarità, bisogna applicare una rettifica. Se la rettifica, cioè, se c'è l'irregolarità, devo aprire una rettifica e devo stabilire il quantum. Quindi loro, diciamo, come dire, fanno un percorso che incastra, diciamo, l'attività, diciamo, che deve porre oggi in essere, diciamo, lo Stato. Dice, per essere irregolarità, secondo, diciamo, quello che è previsto proprio nel regolamento 1303, che è quello che è il regolamento base attuale per la programmazione 1420, devono essere soddisfatte tre condizioni. Ci deve essere una violazione del diritto dell'Unione. La violazione deve derivare da un'omissione o da un'azione di un operatore economico. E infine ci deve essere un pregiudizio per il bilancio dell'Unione. Se mancano di questi elementi, non siamo di fronte ad una irregolarità da sanzionare. Proviamo a capire che ragionamento fa la Commissione. Sostanzialmente, diciamo, sintetizzo, diciamo, un po' le cose che sono scritte nelle slide, tanto poi potrete tranquillamente rivederle e riapprofondire, anche perché vi lascerò anche la normativa che ci ha supporto.
Allora dice, se, e fa in questa parte della nota fa un ragionamento di questo tipo. Se la norma nazionale non rispetta, diciamo, la disposizione la norma comunitaria, poiché il diritto comunitario in questa materia è prevalente sul diritto italiano, è chiaro che la norma italiana non può essere applicata, quindi, diciamo, non può essere applicata e quindi non può essere utilizzata per utilizzare i fondi strutturali. Quindi il nostro diritto, che non è corrispondente alla norma comunitaria, poiché in questo settore, su questo argomento, la norma comunitaria è prevalente rispetto a quella nazionale, se la norma nazionale si discosta da quella comunitaria, non è normativa applicabile. E poi continua dicendo, vi ricordo pure che i fondi strutturali finanziano soltanto operazioni, progetti ed azioni che sono conformi al diritto comunitario. Quindi, se la norma nazionale non è conforme al diritto comunitario, non può utilizzare i fondi strutturali, solo fa con i fondi nazionali. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, loro chiudono il cerchio. Dice, la norma nazionale, poiché non rispetta quella comunitaria e poiché stiamo utilizzando fondi comunitari, sicuramente viola il diritto comunitario. Seconda cosa, ci deve essere un soggetto che fa un'omissione o un'azione. La cosa più banale, diciamo, la cosa che ho pensato pure io è dire, ok, ma la norma nazionale, diciamo, lo Stato in questo momento funziona da legislatore, quindi tu con Commissione europea, tu con Parlamento europeo, non mi puoi venire a sindacare sulla mia potestà di autorità pubblica. E loro invece ribaltano la questione, dice. E lo fanno attraverso proprio delle definizioni che troviamo nell'articolo 2 del 1303. Quando viene definito l'operatore economico, che viene definito come qualsiasi persona fisica o giuridica o d'altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SII, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica. Quindi dice, l'operatore economico è qualsiasi soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che partecipa all'esecuzione di interventi finanziati dai fondi strutturali, tranne lo Stato quando svolge le proprie attività di natura pubblica o legislative o normative. A questo punto dice, attenzione però, nel momento in cui la pubblica amministrazione diventa stazione appaltante, diventa amministrazione aggiudicatrice, a quel punto è un non è più una agisce da amministrazione pubblica, ma non nella veste di autorità pubblica nel senso di potestà normativa o legislativa, ma diventa operatore economico. Quindi esiste la violazione? Sì. La violazione è stata fatta dall'operatore economico, così come definito nel 1303? Sì. Perché nel momento in cui la stazione appaltante fa un'attività utilizzando fondi strutturali, a questo punto è un operatore economico, non è un'autorità pubblica. La terza cosa è, c'è una violazione che ha un impatto sul bilancio dell'Unione? Sì, perché noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui, attraverso l'utilizzo distorto, cioè della normativa comunitaria, abbiamo posto in essere dei contratti, cioè, che utilizzano fondi strutturali, che quindi noi produciamo spesa sulla quale chiediamo il rimborso comunitario, e quindi, cioè, l'irregolarità che nasce dalla violazione del subappalto alla fine ha una conseguenza sul bilancio dell'Unione. Quindi loro si chiudono diciamo, il cerchio. Esiste l'irregolarità? Per la Commissione europea non ci sono più dubbi. Per me l'irregolarità esiste ed è acclarata. A questo punto, diciamo, secondo aspetto, se c'è l'irregolarità dobbiamo applicare la rettifica. Giustamente, diciamo, danno anche una via d'uscita, nel senso che dice la rettifica possono essere di due tipi. Una, che è quella che la Commissione europea effettua allo Stato membro, quindi all'Italia. La seconda rettifica finanziaria è quella che l'Italia effettua a carico dei beneficiari del contratto. Proviamo a capire un attimo.
La ratifica più importante è quella, diciamo, chiaramente la prima, quella, diciamo, che la Commissione europea fa allo Stato membro. In particolare le rattifiche finanziarie sono normate da questi articoli 85, 144 e 145 del regolamento. E in particolare dice la Commissione, basandosi sulle proprie constatazioni, e loro ormai hanno la constatazione definitiva, avrebbe il diritto di concludere che le spese interessate sono viziate da una irregolarità e di adottare le misure opportune. Nel caso di specie, la Corte di giustizia è autrice di una constatazione che la Commissione può invocare per dimostrare l'esistenza di una violazione al fine di accertare l'esistenza di una irregolarità e di imporre una rettifica finanziaria a norma del regolamento. Quindi loro, da questo punto di vista, hanno chiuso il giro e a questo punto, con la sentenza della Corte di giustizia e con il ragionamento fatto finora, sono pronti ad applicare la rettifica. A norma dell'articolo 144, la Commissione deve procedere a rettifiche finanziarie qualora concluda che le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari o non sono state rettificate dallo Stato membro. E noi siamo in questa seconda battuta, perché loro non vorrebbero farla loro di iniziativa, ma vorrebbero, diciamo, provare a trovare un punto di incontro. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 144, la Commissione non gode di discrezionalità nell'imposizione di una rettifica finanziaria, ma invece ha l'obbligo di applicarla. Quindi loro a questo punto devono applicare la rettifica finanziaria, che sulla base dell'attuale normativa è quella del 5%. Il secondo, diciamo, punto di ragionamento, diciamo, che loro effettuano è se c'è una correlazione tra la rettifica che la Commissione farà allo Stato membro e la conseguente recupero di somme che lo Stato membro, le stazioni appaltanti, devono fare nei confronti di altri soggetti, dei beneficiari. A questo punto dice non c'è necessariamente questa correlazione, nel senso, diciamo, che il recupero dell'indebito vantaggio a carico dei Stati membri a norma dell'articolo 144 144 del regolamento è disciplinato dall'Unione, in quanto rientra nelle casistiche proprio diciamo, previste dal regolamento. La seconda parte del recupero, invece, è una cosa che spetta allo Stato membro valutare, diciamo, se applicare o no delle conseguenze finanziarie a valle, oppure decidere di accollarsi questo taglio sul proprio bilancio dello Stato. A questo punto, per fare una cosa del genere, lo Stato Italia deve prevedere in tutti quelli che sono i programmi complementari barra il piano di sviluppo e coesione, così come si chiamano ora quelli derivanti dai fondi nazionali FAS, ex FAS, oggi FSC, deve prevedere un plafond finanziario che deve andare a coprire il taglio che subirà da parte della Commissione europea. Mi spiego meglio. Noi abbiamo certificato spesa pari a 100. Se questa, diciamo, legata a questa fattispecie, se questa spesa sarà oggi rettificata al 5%, questo minor rimborso che otterremo da parte della Commissione europea dovrà essere coperto da fonti proprie dello Stato italiano. Quindi sostanzialmente l'Italia, in tutto questo meccanismo, ha acquistato un bellissimo debito che si somma al bilancio dello Stato. Quindi, diciamo, non esiste il parallelismo tra la rettifica che fa la Commissione europea e quella che deve fare lo Stato membro a cascata. Infine, abbiamo il problema della quantificazione degli importi. E a questo punto, diciamo, si apre come dire, un margine di trattativa. Spetta all'autorità del programma stabilire la metodologia per quantificare gli importi delle rettifiche finanziarie relative alle spese irregolari dichiarate ai servizi della Commissione, in maniera esaustiva per tutti gli appalti pubblici interessati, metodo che dicono loro che però impegna risorse amministrative sproporzionate o in base a campioni rappresentativi. I servizi della Commissione sono a disposizione per esaminare l'approccio metodologico che sarà posto in atto dall'IGRUE, dall'Agenzia per la coesione territoriale, affinché i programmi possano quantificare l'importo delle rettifiche da applicare per le irregolarità connesse all'eliminazione del subappalto. Quindi, a questo punto, noi abbiamo sicuramente
diciamo, quella che è la rettifica che la Commissione europea applica nel momento in cui fai l'audit, ed è il famoso 5%. Dall'altra parte dice, tu Stato membro, se tu mi riesci a dimostrare che riesci a neutralizzare l'importo, diciamo, della irregolarità legata all'indizione del subappalto, fornisci una metodologia che noi siamo disponibili a esaminarla e a, diciamo, validarla. Dall'altra parte dice, tieni conto però che tu devi porre, devi quantificare un importo relativo a quello che è il danno che subisce l'Unione Europea quando tu fai una limitazione sul subappalto. Può darsi che ci metta dentro, no, moltissime risorse amministrative e alla fine probabilmente arriverai allo stesso importo, diciamo, che io in maniera forfettaria ti applicherei. Dice, ciononostante, se tu mi fornisci l'approccio metodologico, io sono disposto a valutarlo. E chi lo deve, visto, diciamo, che questa sanzione, questa irregolarità riguarda il sistema paese, deve essere a proporre questa metodologia. L'IGRUE, quindi il capo dell'EADA, e il capo delle autorità di gestione, che è l'Agenzia per la coesione territoriale. Allora, si chiede l'intero appalto. Tenete conto, diciamo, che in questo momento i dipartimenti che sono maggiormente interessati, che chiedono come comportarsi, sono l'ARIT, che gestisce tutta la bull, diciamo, sia, diciamo, il competente della bull vecchia, diciamo, che quella nuova, quindi la banda ultralarga, quindi la connettività, e poi DAR, con tutta la parte, diciamo, quindi Dipartimento per i rifiuti, con tutte le operazioni legate alla depurazione, l'energia e le infrastrutture, che come sappiamo nel nostro programma operativo hanno i grandi progetti legati alle grosse infrastrutture di trasporto, nonché ai passanti ferroviari di Palermo, cioè alla Circumetnea, cioè di Catania. Quindi abbiamo importi, diciamo, considerevoli per i quali bisogna trovare copertura. L'altro aspetto, cioè, qual è, che in questo momento determina un ulteriore vulnus, cioè, nei controlli, che tutti, diciamo, i dipartimenti si stanno tenendo un margine di non certificazione della spesa per far sì che, se eventualmente arriva diciamo, si conclama che bisogna effettuare le rettifiche, loro hanno ancora spazio per poter, diciamo, recuperare, diciamo, con nuova certificazione, le spese in questo momento saranno non rimborsate. Quindi, da una parte ci troviamo che i dipartimenti sono appesi, non certificano più, comunque si lasciano un margine di certificazione per far fronte eventuali rettifiche finanziarie. L'ADA chiede all'autorità di gestione di esprimersi in materia. L'autorità di gestione risponde, noi abbiamo interessato l'Agenzia della Coesione, che deve darci delle indicazioni al riguardo, tant'è vero c'è anche l'Avvocatura di Stato che ha presentato, diciamo, un parere dicendo, diciamo, che per noi il subappalto, diciamo, serviva per limitare le infiltrazioni, diciamo, criminali. D'altro canto, lo Stato a livello centrale, quindi il Parlamento, cioè, diciamo, e comunque il Governo, hanno a questo punto posto un punto, diciamo, di svolta, che dal 1 novembre 2021 non siamo più in sanzione rispetto alla normativa appalti. Allora, nell'interpretazione che Agenzia della Coesione e anche la nostra data di gestione dà, non dovrebbe impattare sugli appalti sotto soglia. Secondo me, dalla lettura, diciamo, di questa nota Ares, nel momento in cui si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, parità di trattamento, libera circolazione delle merci, eccetera, eccetera, e poiché per la Commissione europea la limitazione subappalto impatta sui principi, ci potrebbe essere qualche zelante, diciamo, commissario europeo, che potrebbe perorare la causa che questa limitazione ha avuto un impatto trasversale su tutti, diciamo, su tutti i contratti di appalto. Però ad oggi,
questa posizione, come dire, estrema non è stata finora mai, ci hanno provato, ma è stata subito messa da parte e loro da questo punto di vista non hanno più contestato. Quindi ad oggi la posizione prevalente è che, così come è scritto anche nella normativa appalti comunitaria, che si applica intanto per gli appalti, soprattutto soglia, anche questa limitazione deve essere, l'irregolarità riguarda soltanto gli appalti sopra soglia. Quindi questa oggi è la posizione prevalente, però inizialmente c'è stato un tentativo di estenderlo anche per gli appalti sotto soglia. Passiamo, diciamo, agli altri due casi che avevo inserito. E riguarda appunto il controllo delle autocertificazioni e delle DSAN. Questo riguarda in particolar modo i dipartimenti che hanno regimi di aiuto a titolarità. Ricordo, diciamo, che la verifica delle autocertificazioni delle DSAN è prevista dal nostro manuale d'attuazione, e qua vi riporto, diciamo, le pagine in cui viene appunto normato e indicato la modalità di controllo, ma di fatto è prevista dallo stesso DPR 485 del 2000, laddove dice che l'amministrazione, sulla base di valutazioni, accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto. Nel nostro caso, diciamo, ritornando al nostro programma operativo, noi sappiamo che devono essere sottoposte a verifica almeno il 5% delle dichiarazioni di sostitutive di atto notorio, le famose DSAN, in una percentuale del 5%, delle istanze che hanno superato la fase istruttoria per ciascun avviso. Di questo campionamento deve essere, diciamo, lasciata traccia attraverso un verbale, diciamo, di estrazione, e successivamente bisogna istituire un registro nel quale devono essere annotate le verifiche effettuate. L'amministrazione deve procedere, come sappiamo, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive consultando quelli che sono gli archivi. Dicevo questo, la procedura di verifica campione delle autocertificazioni è abbastanza definita all'interno del manuale e prevede, diciamo, come dicevo, l'indicazione di questo, diciamo, campionamento del 5% è l'accertamento dei contenuti delle dichiarazioni attraverso la consultazione di quelle che sono le banche dati che hanno, nel, 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 nelle quali risiedono, nei quali risiedono i dati. Se, diciamo, questa verifica non può essere fatta direttamente attraverso, diciamo, chi gestisce il dato, diciamo, ciascun ufficio, comunque competente, deve richiedere le indicazioni a mezzo PEC, diciamo, il dichiarante deve presentare, una documentazione a supporto, diciamo, di quello che aveva in precedenza, dichiarato. Ci sono delle tempistiche previste, diciamo, che sono molto stringenti, perché dice nell'arco di 15 giorni, cioè bisogna che le informazioni richieste vengano inviate all'amministrazione. Dicevo che tra le cose che sono dichiarate dai proponenti nel caso dei regimi di aiuto, troviamo anche quelle che sono le capacità amministrativa e operativa. In tal senso, diciamo, l'amministrazione deve verificare che quello dichiarato dal beneficiario, dal potenziale beneficiario, effettivamente risultano, diciamo, veritiere. Nel manuale d'attuazione ci sono anche degli esempi, per esempio, per comprendere se un soggetto che ha presentato istanza di finanziamento per regime di aiuto ha effettivamente le capacità tecniche e amministrative, dà delle indicazioni, ad esempio, diciamo, del tipo richiedere chi sono i soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio e rendicontazione, richiedere quali sono i soggetti che seguiranno l'organizzazione dell'operazione, quindi chi è il project manager, oppure, diciamo, farsi indicare quali sono le descrizioni tecniche o le misure organizzative o le istruzioni operative che sono state adottate dal beneficiario per poter garantire l'effettivo, diciamo, completamento del programma di investimento e
l'implementazione, diciamo, di tutti i dati necessari. Un'osservazione che faccio io è che il più delle volte, diciamo, queste dichiarazioni, diciamo, devono essere anche non solo richieste, ma in teoria dovrebbero essere anche valutate, diciamo, dovrebbero essere valutate da parte dell'Eluco in maniera critica, perché se noi, diciamo, ci ritroviamo di fronte a delle dichiarazioni che sono palesemente incongrue rispetto a un programma di investimento, diciamo, importante, in teoria, diciamo, l'Eluco competente avrebbe titolo per chiedere o dei chiarimenti ulteriori oppure, diciamo, procedere, diciamo, a delle azioni di conseguenza. Tra le altre cose che sono previste, diciamo, in questo ambito, nel manuale d'attuazione, è che bisogna, dicevo, implementare, diciamo, il registro delle verifiche effettuate, e laddove si rilevino elementi di falsità dovute non a mero errore, ma a volontà del dichiarante di sottacere alcuni degli aspetti importanti, deve procedere a dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria per, diciamo, procedere, diciamo, con, diciamo, la sanzione penale, nonché in teoria bisogna procedere con anche un decreto, diciamo, che esclude dalla procedura il soggetto, diciamo, che ha dichiarato il falso. Allora, proprio su questo aspetto, diciamo, qua vi sottopongo anche quello che è il registro, diciamo, il format di registro che viene proposto dal manuale d'attuazione, che quindi dovrebbe essere implementato. Proprio su questo aspetto, in alcuni, diciamo, dipartimenti, diciamo, chiaramente di cui non facciamo i nomi, sono state evidenziate delle, diciamo, difformità. Per esempio, diciamo, in un dipartimento, l'ADA, diciamo, con riferimento alla fase istruttoria, l'ADA, sulla base della scheda istruttoria del 2019, ha preso atto che tutti i controlli effettuati dal LUCO relativamente alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità hanno riguardato il controllo della mera presenza delle dichiarazioni rese dai beneficiari. Quindi non è stato un elemento di valutazione critica di quelle che sono, diciamo, le dichiarazioni presentate. Fermo restando, diciamo, questo aspetto qua, continua l'ADA, invece il manuale d'attuazione prevede che bisogna sottoporre a verifica le autocertificazioni sostitutive di atto di notorietà del 5% delle domande che hanno superato positivamente la fase istruttoria. E quindi, diciamo, segnala al CDR segnala inoltre che il CDR competente ha proceduto a fare l'estrazione dell'operazione a campione per il controllo dei dati solo nel 2021, quindi, diciamo, con circa 2 anni di ritardo. Poi, diciamo, vi dico qual è cosa è avvenuto in questo arco di tempo. Quindi, a questo punto, diciamo, la constituzione del Dipartimento predisposta è questa: in relazione ai controlli delle autodichiarazioni prodotte dai beneficiari, si rappresenta, diciamo, quanto segue: che il centro di responsabilità, in funzione della specifica procedura, anziché fare la verifica del 5% sulle domande che avevano superato positivamente la fase istruttoria, ha fatto il controllo del 100% delle autodichiarazioni presentate dai beneficiari, che invece sono stati resi ammissibili e quindi, diciamo, finanziabili con il medesimo avviso. Quindi, anziché farlo sulla componente delle domande che hanno dei soggetti che hanno presentato la domanda e che poi invece devono ancora subire le valutazioni di finanziabilità, è stato fatto a valle su tutti i soggetti che invece sono stati indicati come potenzialmente finanziabili dall'avviso. In particolare, il Dipartimento, diciamo, ha optato nel fare una verifica puntuale di tutta una serie di elementi che qua vi riporto: quindi l'iscrizione alla Camera di Commercio, il codice Ateco, le dichiarazioni dei redditi, i bilanci, il DURC, la Banca Nazionale Antimafia, e le capacità economico-finanziarie e così via. Quindi, diciamo, cosa è successo in questo caso? Che il Dipartimento aveva dimenticato in sede di istruttoria delle istanze che, diciamo, questo adempimento. Successivamente, diciamo, attraverso, diciamo, diciamo, il supporto, diciamo, delle strutture di assistenza tecnica e dello stesso, diciamo, UMC, è stato, diciamo, detto, diciamo, è stato consigliato, diciamo,
che ancor prima di provvedere alla stipula delle convenzioni con i beneficiari di fare questo adempimento tardivamente, ma di farlo a questo punto non su un campione percentuale, ma di farlo su tutti quelli che sarebbero stati oggetto di rifinanziamento, in maniera tale da poter, diciamo, come dire, sì, diciamo, in maniera da poter sanare integralmente le eventuali irregolarità, diciamo, che l'ADA avrebbe potuto segnalare. Caso, diciamo, che si è verificato, perché l'ADA nel momento in cui ha fatto il campionamento si accorge, appunto, diciamo, che mancavano le verifiche fatte sulle dichiarazioni d'attuatorio. Ma poiché, diciamo, il Dipartimento tardivamente, ma l'aveva fatto sulla totalità dei teorici beneficiari, l'ADA, diciamo, ha chiuso diciamo, la segnalazione senza applicare a tutti i tipi di rettifiche. Quindi il messaggio, diciamo, che volevo far passare, diciamo, ai partecipanti, che secondo, diciamo, l'atteggiamento, secondo, se questo è l'atteggiamento dell'ADA, laddove a questo punto è possibile mettere in salvaguardia attività che in passato erano state dimenticate, è sempre opportuno farle dandone traccia e cercando quindi di fare eventualmente qualcosa in più, in maniera tale da, diciamo, soddisfare integralmente, diciamo, la richiesta iniziale. Un altro, diciamo, caso che volevo sottoporre è quello, diciamo, diciamo, invece di un altro dipartimento che invece ha in sede di controllo dell'ADA evidenzia come l'ADA può, diciamo, l'ADA, diciamo, evidenzia che ha potuto riscontrare un verbale ad una certa data, firma del generale di alcuni funzionari del servizio, in cui viene estratto un campione per fare le verifiche sulle autocertificazioni. Tuttavia, diciamo, questo, diciamo, a seguito di questa estrazione del campione, nulla si ritrova nel registro delle verifiche effettuate. Anche in questo caso, diciamo, come dire, si è riusciti a sistemare, diciamo, questo rilievo dell'ADA. Dal momento, diciamo, che avevamo comunque potuto far conto su un verbale di estrazione del fatto a firma del dirigente generale di due funzionari che avevano individuato quali erano le imprese sulle quali bisognava effettuare la verifica delle autodichiarazioni. Successivamente si è proceduto alla implementazione del registro delle verifiche. E, diciamo, l'ADA ha chiuso quelle che sono, diciamo, le. Quello che è il rilievo. In questo caso, diciamo, l'avviso aveva delle altre, diciamo, problematiche, diciamo, di natura più rilevante, sulle quali invece l'ADA si è particolarmente concentrata. Quindi, diciamo, nella fare la scelta tra le criticità, ha preferito, diciamo, soprassedere su queste, diciamo, e procedere con le altre. Vi volevo sottoporre poi un altro caso. Che, diciamo, proprio in questo verbale, diciamo, a testimonianza che tutti, diciamo, siamo umani e anche l'ADA appartiene al nostro genere, diciamo, proprio in questo verbale, diciamo, nel fare il testo, nel scrivere il testo, diciamo, del verbale, spesse volte, diciamo, siamo nel dipartimento X e l'ADA rileva, cioè, dalle controdeduzioni del dipartimento Y, per esempio. Quindi, diciamo, ci sono refusi di stampa, ma, diciamo, notevoli refusi di stampa in questo verbale. E poi, per esempio, nei decreti di finanziamento fa riferimento a decreti che non sono del dipartimento, ma sono di un altro dipartimento. Quindi, diciamo, questo, diciamo, verbale, diciamo, presenta degli errori, diciamo, che non ti aspetti, diciamo, quando a scrivere l'ADA. Pubblicità e nulla delle fatture. Questo è l'altro rilievo, diciamo, che è stato, diciamo, rilevato, diciamo, nel controllo, diciamo, dei verbali. In particolar modo, l'ADA rileva che nelle checklist di questo dipartimento, il controllo di primo livello raccomanda al beneficiario per il futuro di conformarsi alle disposizioni comunitarie sul tema dell'evidenza e pubblicità del cofinanziamento ricevuto. Siamo nel campo di un'operazione retrospettiva, quindi, diciamo, l'operazione viene finanziata con altre fonti di finanziamento, viene ammessa a rendicontazioni in overbooking sul programma.
Il dipartimento prende tutta questa documentazione, la valida, e sulla base di questa documentazione fa la domanda di rimborso. Tuttavia, nella documentazione a corredo del progetto, i timbri del PO non sono mai stati apposti, né nelle fatture elettroniche, in quanto non si poteva, perché erano le state emesse. Ma nemmeno in tutta la documentazione giustificativa di supporto, diciamo, spunta mai, diciamo, il timbro del PO. Inoltre, sostanzialmente, non si rileva nemmeno, diciamo, la posizione della cartellonistica di cantiere, dal momento, diciamo, che l'operazione, diciamo, è in corso di svolgimento, diciamo, l'appalto è in corso di svolgimento. Il Dipartimento, diciamo, risponde a questa osservazione dell'ADA in una maniera che, diciamo, sicuramente, diciamo, deve essere, diciamo, migliorata, nel senso, diciamo, che il Dipartimento scrive al Dipartimento, diciamo, che ha provveduto a collocare la documentazione fotografica del cartellone di cantiere, da cui si evidenzia, diciamo, che il progetto a questo punto è sì finanziato su un fondo nazionale, ma ormai fa parte di un programma operativo e quindi la Commissione europea può a tutti, diciamo, gli effetti considerare come quell'operazione finanziata dai fondi strutturali. Ma soprattutto, diciamo, dichiara, diciamo, che presenta una autodichiarazione del beneficiario, nella quale viene scritta, diciamo, che si impegna a non rendicontare i titoli di spesa già emessi sul programma operativo, rendicontati sul programma operativo o su altri programmi nazionali o comunitari, affermando che, diciamo, questa dichiarazione possa essere considerata come sostitutiva della presenza del timbro di annullo sulla documentazione presentata, finché questa, diciamo, dichiarazione varrà, finché, diciamo, l'operazione non sarà definitivamente imputata al programma con il cambio fonte finale. Allora, questa cosa qui, diciamo, di fatto, non è accettabile. Dobbiamo, diciamo, come dire, sfatare questa diceria. Nel momento in cui un'operazione retrospettiva viene imputata, sul programma, viene ammessa a rendicontazione in overbooking sul programma, fino a quando non c'è un decreto che toglie questa missione a finanziamento, di fatto è un progetto, diciamo, che utilizza i fondi strutturali. Dal momento che lo stesso progetto viene utilizzato per chiedere il rimborso ai fondi strutturali. Quindi non si può, dire che io non metto i timbri di annullo o non metto, diciamo, evidenza che c'è, diciamo, il cappello dei fondi comunitari sul progetto solo perché non ho ancora fatto io come amministrazione, il decreto di, imputazione finale, che ricordiamo è diciamo, è una scelta amministrativa della regione. Non fare subito il decreto di imputazione, invece fare tanto un decreto di ammissione e rendicontazione per rimanere, diciamo, come dire. Dottore Vinci, mi scusi, nel mio dipartimento in genere nelle fatture elettroniche abbiamo messo sono state messe anche delle circolari in cui praticamente i beneficiari devono obbligatoriamente inserire nella fattura elettronica sia il CIG della gara e sia la dicitura del bando, in modo tale identificando sia il PSR sia anche la misura praticamente per cui quella spesa viene effettuata. Per cui praticamente viene annullata direttamente all'origine. Se non c'è questo annullo, nel 2019 non era così chiara, quindi si fanno gli annulli, diciamo, materiali. Ma dal 2020, 2021, possiamo dire inizio 2021, praticamente se non ci sono queste diciture, la spesa non può essere resa ammissibile, tranne quelle dei professionisti, le fatture dei professionisti che possono non essere fatture elettroniche, per cui la fattura è annullata già all'origine. Ok, anche nel programma operativo è così. Qua stiamo parlando di un progetto su cui, diciamo, l'ADA ha fatto un rilievo, che è un progetto retrospettivo, cioè significa un progetto che nasce da altre fonti finanziarie. Poi, poiché il progetto è coerente con le finalità del programma e con requisiti e criteri del programma, allora, diciamo, possiamo considerare questo progetto come, diciamo, coerente con la programmazione comunitaria, e quindi in quanto tale lo possiamo lecitamente, legittimamente, perché così è previsto nei regolamenti del FESR,
considerarlo come se fosse un progetto, diciamo, che ha le stesse caratteristiche di un progetto nativo. Cioè, questo progetto, se fosse stato originariamente individuato e avesse partecipato all'azione, cioè, fosse stato, diciamo, considerato per un'azione del programma, poteva essere finanziato, sì. Se, perché poteva essere finanziato? Perché questo progetto ha le stesse caratteristiche di un progetto nativo. Cioè, supponiamo, è alto 1,80, sì, è alto 1,80, ha, diciamo, i capelli brizzolati, ha i capelli brizzolati, però questo progetto io l'ho finanziato con un'altra fonte, e questo invece l'ho finanziato sul programma operativo. Ora, poiché il programma operativo ha necessità di fare spesa, si guarda, diciamo, gli attori della programmazione si guardano in giro, e se trovano un progetto che ha le stesse caratteristiche di uno che io ho finanziato originariamente con i fondi strutturali, lo posso legittimamente ammettere a rendicontazione sul programma. Una volta, nel momento in cui facevi questa operazione, non solo lo ammettevi a rendicontazione, ma facevi il cambio fonte. Cioè, tu cosa facevi nel progetto? Toglievi la fonte originaria e la mettevi con fonte PO. Oggi noi, cioè l'amministrazione regionale, per quanto riguarda i progetti prospettivi, invece fa la missione a rendicontazione sul programma. E quindi sulla base di questa rendicontazione noi chiediamo rimborsi alla Commissione europea. Poi, prima della chiusura del programma, farà un decreto di cambio fonte, liberando la fonte originaria e caricando il progetto sul PO. Il Dipartimento in questione cosa dice invece? Dal momento che io non ho fatto ancora il cambio fonte, non sono titolato a mettere sul tipo di indicazione, diciamo, che questo progetto in effetti è rendicontato sulla programmazione comunitaria. L'ADA gli controlli risponde, cioè, attenzione, diciamo, Dipartimento, questa risposta, diciamo, è inaccettabile, perché nel momento in cui l'amministrazione ha fatto una scelta di non fare il cambio fonte fin dall'origine, per avere le mani più libere e far fronte a eventuali rettifiche. Questa è la motivazione vera. Ma questa, diciamo, è una motivazione di carattere amministrativo. Di fatto, nel momento in cui tu rendi conto il progetto e io lo ammetto in una domanda di rimborso, e sulla base della domanda di rimborso ottengo il finanziamento comunitario, il progetto, diciamo, fino a patto contrario, è proprio un progetto, diciamo, che deve avere tutta i crismi per essere, diciamo, un progetto comunitario, quindi deve rispettare tutta la normativa dei fondi comunitari, tra cui la posizione anche successiva del timbro del nullo, tra cui anche la cartellonistica di cantiere, tra cui anche in tutti i documenti prodotti dal beneficiario. Da questo momento in poi devi segnalare ai terzi che questo progetto sta beneficiando di risorse comunitarie. Quindi, diciamo, la risposta del Dipartimento in cui dice: io ti faccio invece un'autodichiarazione, ti dico che fino a quando non faccio il cambio fonte non procederò a fare, diciamo, a dichiarare verso i terzi che ci sono i fondi comunitari di mezzo, non è accettabile. Gaetano, c'è una domanda del dottor Spinoso, scusa l'interruzione, sì, che dice: mi chiedo a cosa possa essere realmente utile effettuare le verifiche a carico dei potenziali beneficiari se poi i soggetti controllati non verranno ammessi ai benefici, ovvero la previsione contenuta nel manuale d'attuazione non costituisce solo appesantimento inutile del lavoro? Allora, stiamo parlando, diciamo, immagino dei progetti retrospettivi. La procedura di ammissione di un progetto al programma, di un progetto retrospettivo al programma, ha una serie di fasi che sono state fatte per provare a rispettare quelli che sono i criteri di selezione di un'operazione nativa nel programma operativo. Per, diciamo, ricalcare e quindi per rendere la procedura di individuazione di un progetto che nasce da altre fonti sul programma operativo è stata, diciamo, normata attraverso una serie di fasi, dove le ricordiamo, sì, sono l'amministrazione, cioè, fa una verifica su quali sono le potenziali, i potenziali progetti esistenti nelle altre programmazioni, individua quali sono quelli che sono coerenti col programma operativo, un atto amministrativo col quale comunica al potenziale beneficiario se ha nulla in contrario e che se non ci sono motivi ostativi il progetto sarà portato all'interno della programmazione comunitaria, e successivamente viene fatta la rendicontazione e infine sarà fatto il cambio fonte.
sono delle fasi necessarie che servono per delineare il processo di selezione dell'operazione. È chiaro che non tutti i progetti selezionati in questa maniera alla fine saranno tutti, diciamo, rimarranno tutti nel programma operativo, però, diciamo, noi in questa battuta non lo sappiamo, perché moltissimi dei progetti anche nativi che nascono sotto i migliori auspici, poi alla fine della programmazione non riescono a concludere il ciclo, cioè non riescono a essere conclusi e quindi bisogna poi spostarli su altre programmazioni. L'appesantimento, diciamo, non è, diciamo, secondo me, inevitabile. Forse, diciamo, la procedura poteva essere immaginata meglio, ma, diciamo, dobbiamo, purtroppo, diciamo, questa è stata immaginata e questa dobbiamo gestire oggi. Ritornando, diciamo, alla posizione dell'ADA, diciamo che la dichiarazione di impegno non può sostituire il vincolo imposto al decreto di ammissione al finanziamento. E quindi, diciamo, lo stesso, diciamo, infatti, diciamo, decreto ha fatto obbligo al beneficiario di attenersi a quanto previsto in materia di informazione, comunicazione e visibilità dei fondi strutturali, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, anche per le operazioni retrospettive, ricordiamoci che nel momento in cui loro sono imputate, ammesse alla rendicontazione sul programma, le stesse soggiacciono alle stesse regole della normativa comunitaria. Proprio questo aspetto qua, dell'obbligo della pubblicità, è stato già sanzionato, richiamato, diciamo, da una precedente nota Ares, diciamo, della Commissione europea. Proprio, diciamo, nella nota conclusiva della Commissione europea, quando ha fatto l'audit sul programma operativo, quello del 2019, che poi si è concluso nel 2020. Vi faccio vedere cosa scrisse ai tempi la Commissione europea, quindi, diciamo, proprio sull'argomento. In particolare, diciamo, sempre, diciamo, i servizi, diciamo, su questo argomento, i servizi della Commissione hanno rilevato che la tutela di gestione non disponeva di elementi comprovanti l'adozione di misure di pubblicità in relazione al progetto, diciamo, selezionato. Addirittura, diciamo, ai tempi i commissari, diciamo, rilevarono che la tutela di gestione aveva invitato il contraente ad ottemperare la normativa dell'UE in materia di pubblicità, alla luce anche dell'audit che sarebbe arrivato lì a breve. A fronte di questa constatazione che fecero ai tempi i commissari, venne imposto alla loro gestione di garantire che fossero fatte opportune verifiche in maniera tale, diciamo, che fosse rispettata tutta la normativa in tema di pubblicità, e che la tutela di gestione deve conservare idonee prove sul rispetto, diciamo, della pubblicità. In riferimento a questa, c'è un'altra domanda. Ora, diciamo, la facciamo, diciamo, finisco questa e poi la rispondo. Che dici? Ok. Così le leggiamo, le leggo pure io, riesco a capire meglio, diciamo, la cosa. Allora, dicevo, a seguito di questo rilievo che venne fatto ai tempi della Commissione, la tutela di gestione, quindi la Regione Siciliana con la sua tutela di gestione, mise in atto tutta una serie di elementi e di strumenti che servivano proprio per rispettare, diciamo, la pubblicità e la comunicazione prevista, diciamo, dai fondi strutturali. Ed in particolar modo, diciamo, la regione, diciamo, la tutela di gestione ha messo in campo tutte queste azioni correttive. Innanzitutto, diciamo, nel manuale d'attuazione veniva individuato in maniera incontrovertibile che tutti, diciamo, i beneficiari sono obbligati al rispetto dell'informazione, della pubblicità, del finanziamento dell'intervento, laddove c'è il fondo strutturale di mezzo. Tale obbligo è previsto nel decreto di finanziamento. È stata aggiornata la strategia di comunicazione del programma. Sono state predisposte delle linee per la comunicazione dei progetti cofinanziati da destinatari a beneficiari. È stato aggiornato il format grafico di informazione e pubblicità
del cartellone temporaneo, del posto informativo o della targa per tutti gli interventi. Inoltre, sono stati stabiliti dei nuovi punti di controllo all'interno delle checklist. Nelle checklist delle opere pubbliche, cioè nelle checklist del rimborso degli aiuti. Inoltre, diciamo, quindi, diciamo, l'aspetto della comunicazione è stato, quello che voglio dire io, è stato fortemente curato da parte del dottore di gestione e quindi, diciamo, diventa un elemento imprescindibile nell'attuazione dei progetti. Inoltre, volevo far notare, ma sicuramente, diciamo, lo avrete già fatto, che all'interno, diciamo, del sistema Caronte, anche nella nuova versione, Caronte 4, è stata sviluppata ed implementata la specifica sezione comunicazione, dove bisogna andare a caricare tutte le informazioni, i file, la documentazione fotografica, inerenti gli appalti. Inoltre, diciamo, ogni qualvolta, diciamo, nel gestore documentale viene caricata i file relativi alla comunicazione e alla pubblicità, viene in automatico parte un inoltro di email verso, cioè, le OMC e verso il DIO, in maniera, diciamo, che gli uffici siano costantemente informati. La stessa comunicazione viene inviata all'ufficio comunicazione del Dipartimento Programmazione, proprio a testimonianza di quanto questo aspetto sia importante e strategico, diciamo, per l'attuazione del programma. Chiaramente, diciamo, queste funzionalità sono legate a tutti i progetti associati al programma. Inoltre, e questo, diciamo, è come dire, un elemento che si può portare e si può, diciamo, valutare se applicare o meno, il Dipartimento di Infrastrutture, che fu il Dipartimento interessato a suo tempo da questa contestazione, fece successivamente diciamo, una direttiva verso, diciamo, i suoi uffici, diciamo, del controllo e gli uffici periferici, che sono quelli di azione civile, che, diciamo, laddove perdurava, diciamo, il mancato adempimento in termini di informazione e pubblicità, dopo un termine che doveva essere, diciamo, imposto, diciamo, di contrattore di 30 giorni, il Dipartimento in autonomia procedeva all'applicazione di una rettifica finanziaria che ha valutato nell'ordine del 2% dell'importo del finanziamento ammesso. Questa, diciamo, è una rettifica finanziaria che, diciamo, forfettaria, diciamo, che il Dipartimento in autonomia ha deciso di applicare per tutti quei beneficiari che non rispettano i campi, diciamo, il tema dell'informazione e della comunicazione dei fondi strutturali.